Buongiorno a tutti, io sono un artigiano, parlo soprattutto per gli ospiti perché non mi conosce. Nello specifico mi occupo di decorazione e tinteggiature, mi occupo di opere in cartongesso e isolamenti. Oggi però voglio parlarvi di un servizio che faccio, che diciamo non è il mio core business, ma è una cosa su cui voglio diciamo puntare di più. E ovvero, come ho scritto nella presentazione, quando l'artigiano diventa impresa. Quindi io mi occupo anche di tutti quei lavori dove il cliente vuole diciamo un unico referente e non vuole avere a che fare con le varie maestranze, ma vuole avere un punto di riferimento per la ristrutturazione della sua casa. E a questo punto, diciamo, con questa tipologia di servizio, il cliente appunto deve dare spazio alla fantasia, diciamo, tutti i problemi ci pensiamo noi. Dico noi perché io mi appoggio comunque a degli artigiani, di cui uno è Claudio, di esperienza, di fiducia, con cui collaboriamo da tanti anni. E oggi appunto voglio parlarvi di alcune realizzazioni che ho seguito personalmente proprio in questo ambito. Questo servizio nasce da un'esigenza, dall'esigenza di alcuni clienti che diciamo, mi hanno richiesto, il primo lavoro è venuto fuori un po' per caso quasi 10 anni fa, mi hanno richiesto di seguirgli tutta la parte della ristrutturazione e io mi sono lanciato in questa avventura che non è semplice, però può dare delle grandi soddisfazioni. Ecco, la prima cosa che voglio farvi vedere è il rifacimento integrale di una cucina. Qui potete vedere com'era quando siamo arrivati, come l'abbiamo trovata, e qui vedete nell'immagine che cosa abbiamo ottenuto. Quindi mi sono occupato io direttamente di tutte le opere in cartongesso, ovviamente, che è il mio lavoro. Diciamo che questa tipologia di servizio io la seguo principalmente dove il professionista o il cliente sono orientati ovviamente alle costruzioni a secco, che sono proprio diciamo il mio. Quindi qui abbiamo fatto tutte le demolizioni, rifatto integralmente l'impianto elettrico e l'impianto idraulico, fino a poi arrivare alle finiture, quindi posa di parquet in legno prefinito, una decorazione, tutta la parte di illuminazione. Come la cucina e anche il bagno, che sono i due locali diciamo dal punto di vista tecnico più complessi, perché comunque inglobano l'impianto elettrico e l'impianto idrico in modo diciamo in modo predominante. Anche qui mi sono occupato della demolizione. In questo caso abbiamo ottenuto diciamo, le due pareti in muratura del bagno per far passare gli impianti, e poi con il cartongesso siamo andati a creare tutti i vani per le porte scorrevoli. Qui potete vedere come anche l'interno della doccia è stato creato appunto sempre col cartongesso, in modo da essere integrato con tutta la parte di illuminazione e di mascheratura dei cassoni delle tapparelle. Questa è la doccia che è stata fatta con un mosaico, e all'esterno qui è stato inserito un termoarredo ad olio elettrico per il riscaldamento specifico del locale. Sempre nello stesso appartamento, queste foto riguardano il più bel lavoro, io lo considero il più bel lavoro che ho fatto, è stato il lavoro più impegnativo, però quello che mi ha dato maggiori soddisfazioni. E abbiamo creato praticamente la testiera del letto integrata con il pavimento. Adesso in questa foto non si vede benissimo, ma è stata inserita una moquette. Il cliente ha richiesto una moquette bianca in lana merinos, che ha creato la continuità con la testiera del letto. In questo caso specifico il cliente mi ha portato in una stanza di albergo e mi ha detto: io voglio la stanza da letto così, deve essere fatta così. E io mi sono attivato per trovare tutte le maestranze, tutti gli artigiani che hanno potuto eseguire questo lavoro. Questa è sempre un'altra stanza da letto in cui abbiamo creato una controparete che aveva due funzioni. La prima funzione doveva inglobare la porta scorrevole, perché non si voleva avere la porta battente.
Allo stesso tempo, in questa struttura è stato poi inserito della rana minerale ad alta densità per attenuare i rumori adiacenti al bagno. Abbiamo poi creato manualmente tutte le bottole per le tapparelle, perché non dovevano essere il meno visibili possibili, quindi sono state integrate nella parte di vedette illuminate. E questo è un particolare che non è inerente mio, ma è un climatizzatore bellissimo che, visto così, sembra un quadro, e quindi è stato inserito nel contesto nella stanza da letto. Questo è un lavoro più piccolino, era un sottotetto. Come potete vedere, si vedono le travature, si vede il massetto. Il cliente ci aveva richiesto di isolarlo, utilizzarlo come ripostiglio. Quindi è stato eseguito un capotto termico in EPS grafitato dall'interno, è stata eseguita una controsoffittatura con inserimento di telo freno vapore e un pavimento in laminato flottante, economico, in questo caso doveva essere appunto non un ambiente di pregio. E diciamo, una volta finito, comunque è rimasto un ambiente gradevole, pulito, ordinato, pronto per essere riempito di oggetti. In questo intervento, qua possiamo anche vedere la parte elettrica in cui mi ha aiutato Claudio. Questa era una stanza dedicata all'ascolto della musica, quindi era isolata con delle lastre di piombo all'interno delle contropareti. Il cliente qui ha voluto cambiare la destinazione d'uso della stanza e voleva eliminare appunto il piombo dall'abitazione, quindi abbiamo demolito tutte le pareti in cartongesso e smaltito tutta la parte in piombo. Abbiamo portato in piano la parte di pavimentazione, perché questo era una volta un terrazzo, il vecchio pavimento era stato appoggiato sopra mantenendo l'inclinazione. Quindi abbiamo portato in piano la parte di terrazzo, rivisto l'impianto elettrico e abbiamo utilizzato in questo caso sempre un pavimento flottante, ma in massello di rovere, appoggiato su un tappetino apposito per il rumore, onde evitare di trasmettere il calpestio al piano di sotto, dato che erano abitati. Poi abbiamo inserito dei pannelli antirumore e questa è diventata una stanza, diciamo, relax per la meditazione. E infine abbiamo sostituito i serramenti, i vecchi serramenti in alluminio a vetro tradizionale, vetro singolo, con dei serramenti doppi con un vetro anti-effrazione, perché questa era la richiesta del cliente. Ecco, questo diciamo è un po' quello che posso anche fare. Questo servizio, diciamo, offre per il cliente finale, offre il vantaggio di non dover perdere tanto tempo nel dover seguire tutte le varie fasi di una ristrutturazione, tutti i problemi che possono nascere all'interno delle ristrutturazioni, e penso che Caterina lo sappia bene, affidandosi a una persona sola vengono bypassati, quindi diciamo tutte le varie modifiche in corso d'opera o i piccoli inconvenienti il cliente non li vede, perché c'è una persona preposta e possibilmente coadiuvata da dei professionisti quando è possibile, sarebbe la cosa ideale. E niente, quindi diciamo questo è un pochino quello che posso anche fare per tutti i clienti. Diciamo, questo servizio è orientato principalmente ai clienti privati su appartamenti di piccole e medie metrature. E niente, questo è tutto. Potete trovare ulteriori informazioni sul mio sito web, e appunto se digitate Artigiano Smart sui social potete vedere tutta una serie di filmati e documentazioni riguardo al mio lavoro. Grazie. Per lui e indirettamente anche a BMI. Due settimane fa gli ho passato un contatto per una referenza, ho detto io te lo passo ma non mi prendo la responsabilità, e mio padre. Lui si è presentato e mio padre mi ha dato il feedback di ciò che io ho percepito da lui, da questi incontri e da come abbiamo potuto parlare. Mi ha detto
mi ha presentato una persona professionale che ha passione. Federico si informa, quando abbiamo avuto modo di parlare di alcune soluzioni, è informato, cerca sempre soluzioni diverse sui materiali, quindi è proprio l'artigiano per eccellenza, cioè quello che non è che fa il suo lavoro perché deve tirare a campare, ma lo fa con passione e lo fa cercando veramente tutti i prodotti e le soluzioni, quindi assolutamente da differenziare. Grazie. Devo fare una domanda personale che mi ha sempre incuriosito, sì. Perché mio figlio ha fatto online, ma perché tu che hai fatto la formazione così di programmazione informatica nel Ballarli, che mi dà sempre di fantasia ma più inquadrata, è stato fare questo lavoro così veramente con passione, questo è stato lo switch. Allora, io questo lavoro l'ho iniziato per caso, nel senso che ho iniziato con la mia famiglia, quindi con mio nonno e mio zio che facevano i decoratori, e diciamo dopo l'esperienza come tecnico, mio zio continuava a spingere, a chiedermi: ma vieni a provare. Allora ho detto: vabbè, proviamo. A me piace comunque anche cambiare, sperimentare. Ho detto, al limite, insomma, quando ho iniziato, avevo 24 anni, era un momento in cui il lavoro del tecnico informatico era ancora molto richiesto. Ho detto: cosa mi costa mai? Provo un anno, una stagione, vediamo. E sono ancora qui che lo faccio. Quindi quello che mi è piaciuto è, diciamo, il fatto proprio di poter creare. Cioè, quando tu arrivi in un ambiente, ci metti mano, ci metti fatica, ci metti passione, quando hai finito lo guardi modificato e dici: cavolo, l'ho fatto io quel lavoro. Questa soddisfazione è impagabile. E quindi è questo che è quello che mi dà la spinta per continuare a farlo e continuare a migliorarmi. L'azienda Sheet Metal, che per la quale lavorava Federico, era la mia, cioè era al tempo, si chiamava S Engineering, oggi abbiamo cambiato brand perché vi ho raccontato. Io ero incazzatissimo con Federico e lui lo sa, perché non volevo che andava via, non volevo che andasse via. E di fatto, ma perché semplicemente rispondo a quello, cioè provo a rispondere e correggere se sbaglio? Perché lui è un pezzo da 90 e pezzi da 90 nella vita se ne trovano pochi. Difatti, quando Federico uscì dalla nostra azienda, io gli dissi: Federico, hai il futuro davanti, spacca. E oggi è qui. Il prossimo giovedì, perché lunedì Federico verrà in ufficio da noi e farà quel famoso insufflaggio di isolamento totale e poi vi dirò.